Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. A Napoli una busta esplosiva in prefettura ha ferita un'impiegata. Schumacher, nuova operazione, lievi miglioramenti. Gran Paradiso, muore uno scialpinista francese. Una busta esplosiva è scoppiata in prefettura a Napoli ferendo una segretaria che ha aperto la busta. La donna ha riportato bruciature alle mani e un sopracciglio. Il plico era indirizzato al prefetto, sul posto gli artificieri. Si riaccende la speranza per Michael Schumacher, l'ex pilota è stato sottoposto a una seconda operazione e le condizioni sono lievemente migliorate, anche se la situazione rimane grave. Nel bollettino i medici hanno spiegato che l'ematoma è stato riassorbito. Non possiamo dire che sia fuori pericolo, precisano, le prossime ore saranno cruciali. Uno scialpinista francese è morto precipitando per qualche centinaio di metri mentre scendeva dal Gran Paradiso, a circa 4.000 metri di quota. L'uomo era in compagnia di un connazionale con il quale aveva scalato la parete nord del Gran Paradiso e stava scendendo con gli sci verso il rifugio. Il ministro del lavoro Enrico Giovannini è pronto a discutere di un nuovo contratto più sicuro, più flessibile, se il tema è quello di migliorare la normativa sul mercato del lavoro. Le parole del ministro arrivano per chiarire la sua posizione rispetto alla proposta di contratto unico ventilata dal nuovo segretario del PD Matteo Renzi. Nuovo attacco di Beppe Grillo contro i politici italiani. Sul suo blog l'ex comico augura un buon anno con quello che potrebbe essere l'ultimo cenone. Grillo, che mostra un fotomontaggio sul cenacolo di Leonardo coi volti dei politici accanto al presidente della Repubblica Napolitano, paragona la classe politica che ha tradito gli italiani a Giuda. È salito a 34 morti il bilancio delle vittime dei due attentati compiuti domenica e lunedì a Volgograd. Tre delle persone rimaste ferite negli attacchi sono infatti decedute nella notte in ospedale. Le autorità locali hanno reso noto che 16 persone sono rimaste uccise nell'attacco compiuto sull'autobus, le altre 18 in quello alla stazione. Altre 64 sono ricoverate in ospedale. Il 4 gennaio inizia l'appuntamento con i saldi invernali, un evento anticipato solamente in Basilicata e in Campania, dove già dal 2 gennaio si potranno comprare capi d'abbigliamento a prezzi scontati. Secondo una stima dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà circa 340 euro nei negozi, per un totale di 5,4 miliardi, il 18% del fatturato dell'intero settore.